Amici e amiche di Cavalli Musica, buongiorno, sono Riccardo e oggi siamo ancora una volta qui nel reparto classica e sono qua per parlarvi brevemente di questi bellissimi strumenti che vedete alle mie spalle. Sono tutti violini elettrici della serie Yamaha. E abbiamo qua due modelli diversi. Vedete qua, sulla destra, bellissimi questi strumenti della serie EV. Abbiamo il 104 nero e il 105 a 5 corde, vedete? Con la quinta col Do. Sulla sinistra invece vedete gli strumenti della serie SV, della tradizionale serie Yamaha, sicuramente più consolidata all'interno del marchio. Abbiamo qua il 104 marrone, il 104 rosso e top di gamma della serie Yamaha Silent, il 250. Che cosa bisogna dire di questi strumenti? Allora, io ci tenevo a sottolineare alcune cose che ogni tanto qua in negozio vedo che sono richieste. Innanzitutto, che senso hanno questi strumenti? Perché preferire uno strumento così rispetto a uno strumento acustico, magari amplificato? Ci sono una serie di ragioni. La principale, però, sicuramente è quella di poter utilizzare uno strumento sul palco senza preoccuparsi di problemi di distorsione o di audio nel momento in cui si suona con altri musicisti sullo stesso palco. Altro motivo fondamentale è avere la possibilità di poter studiare in casa in completa autonomia senza disturbare nessuno. Sappiamo che ovviamente esistono le sordine da studio per questi bellissimi strumenti, ma vedremo che appunto questi sono fatti studiati ad hoc, per poter favorire la pratica quotidiana anche dello studio dello strumento. E altra cosa fondamentale, ecco, che mi capita di sentire qua in negozio è che tipo di archetto posso usare, che tipo di corde posso montare. C'è differenza rispetto a un violino acustico? Posso montare mentoniere diverse? Ecco, domande di questo tipo. In generale, il concetto è indistinguibile quasi, ovviamente manca la cassa armonica, ma è indistinguibile dal vostro strumento acustico, nel senso che potrete usare i vostri archetti, potrete montare le corde che preferite, anche se esistono modelli che sono stati studiati ad hoc. E potrete anche, nel caso ad esempio di questi due strumenti della serie V, montare le vostre mentoniere in sostituzione, o addirittura anche, per dire, attuare degli interventi un po' più particolari, come la sostituzione dei piroli per quanto riguarda appunto le corde. Per entrare un po' più nel merito di questi strumenti, la serie V ha la caratteristica fondamentale di essere bellissima. Sono quasi strumenti di design, anzi sono veri e propri strumenti di design, perché tra il 2017 e il 2018 hanno proprio vinto una serie di riconoscimenti a livello internazionale come strumenti di design di altissimo profilo. Qual è infatti una delle caratteristiche che anche Yamaha sottolinea di questi strumenti? È la cosiddetta doppia visione, cioè questi sono strumenti che se li vediamo da questo lato, da quest'altro, piuttosto che da questo, danno sempre forme nuove. È una struttura tridimensionale, infatti, che deve, diciamo così, è ispirata al famoso nastro di Möbius, no? Quella figura tridimensionale geometrica che ha la caratteristica di avere una sola faccia. Per cui, ecco, diciamo così, i termini di ispirazione sono sicuramente altissimi. E poi, che altro dire di questo strumento? I materiali sono sicuramente interessanti perché mettono insieme materiali più tradizionali, come ad esempio il noce per quanto riguarda la cornice, piuttosto che l'abete e altri appunto legni, come ad esempio il mogano. Qui vedete bellissima questa versione naturale, presenta bene i cinque strati con cui è costruita l'asse principale dello strumento. A questi però vengono alternati di materiali un po' più moderni, come ad esempio il composito per quanto riguarda la tastiera, oppure per quanto riguarda anche la mentoniera. Questo permette a questi strumenti sostanzialmente che cosa? Di poter replicare fedelmente non solo la forma, i rapporti e quindi le dimensioni dello strumento acustico, ma addirittura anche il peso. Infatti siamo sui 590 grammi per quanto riguarda questi due bellissimi strumenti della serie V, che è un peso leggermente superiore in realtà allo standard dei violini elettrici e dei violini acustici. Siamo sui 510 per la serie SV 104. E 500 grammi invece, diciamo così, pieni per questo bellissimo strumento, l'SV250. E andando avanti, proseguendo su invece questi due strumenti della serie SV, anche qua scocca completamente diversa, siamo in un altro mondo. Sono strumenti innati non solo per essere utilizzati all'interno di un palco, come ricordiamo, la doppia visione, sono strumenti che sono sempre belli da essere visti. Ma sono strumenti anche studiati per poter essere utilizzati in casa, per lo studio. Perché? Mi sono dimenticato, ma questo è un punto fondamentale. Anche questo me lo chiedono spesso qua in negozio.
gli strumenti della serie EV non possono essere utilizzati con le cuffie direttamente. Cioè non potrete purtroppo collegare le vostre cuffie e suonarli e ascoltarli subito, perché sono strumenti passivi, non hanno una batteria al loro interno sostanzialmente, per cui dovrete collegarli o a un preamplificatore oppure a un amplificatore con il Phantom per poter poi eventualmente appunto amplificare lo strumento e poterlo suonare eccetera eccetera. Gli strumenti invece della serie SV hanno la caratteristica di essere già dotati di un controller comando e di una batteria al loro interno che gli permette poi appunto di poter essere usati direttamente con le cuffie. Quindi sono strumenti ottimi per poter studiare in casa senza dar fastidio a nessuno. E qui è appunto che abbiamo la caratteristica fondamentale di questi strumenti, che sono proprio questi controller. E questo è quello della serie 104, che possiede alcuni, diciamo così, regolazioni di base, ma la caratteristica fondamentale è questa tecnologia digitale che hanno al loro interno, che è questa SRT, che cosa fa sostanzialmente? Prende l'audio che proviene direttamente dal piezo elettrico a ponticello, che vediamo qui, questa parte nera del ponticello, e arricchisce il suono con una serie di frequenze, soprattutto frequenze basse, che sarebbero tipiche di uno strumento che ha una cassa risonante. E ovviamente qua manca, ma per poter sopperire a questo problema vengono aggiunte queste frequenze. Ecco, non parliamo di aggiunte proprio di suoni ma stiamo parlando semplicemente di aumenti di riverbero, di aumenti di frequenze, piccole modifiche che in realtà non vanno a inficiare il suono dello strumento. Sentirete sempre quindi il suono molto simile a quello di uno strumento acustico. Tra l'altro, una caratteristica interessante di questo controller è che potrete decidere che tipo di riverbero utilizzare, se un riverbero da sala da concerto oppure un riverbero da stanza da studio, e questo potrà, diciamo così, anche modificare il tipo di suono che sentirete. Ultima cosa, poi vado avanti e vi faccio vedere il nostro modello di punta, molto interessante, e tra i vari ingressi e le uscite che avete qua sul controller avete anche ad esempio la possibilità di questo aux in. Cosa significa? Significa che potrete collegare il vostro violino al controller, collegare contemporaneamente le cuffie in modo tale da sentire lo strumento, ma contemporaneamente aggiungere una fonte sonora esterna, come ad esempio una base, e quindi potrete suonare il vostro violino mentre sentirete magari il metronomo piuttosto che la base, ecco, di un brano che state studiando. E infine concludiamo questa breve presentazione con questo strumento, che appunto è l'YSV250. Questa è la versione a 4 corde, ovviamente esiste anche a 5. È bellissima, subito si nota il corpo in abete fiammato, anticato, e vi faccio notare solamente l'attenzione maniacale dei dettagli che Yamaha ha per i loro strumenti. Se vedete bene qua, non tutti magari lo notano, ed è una caratteristica unica di questo strumento, si può notare un piccolo intaglio. Bene, questo intaglio in realtà, che è un traforo che passa poi dall'altra parte, non ha alcuna altra funzione se non quella di replicare una mini cassa armonica. Una mini cassa armonica, cioè la ricerca, ecco, del suono sempre più simile, sempre più fedele a quello dell'originale, dello strumento acustico. Addirittura per Yamaha è arrivato a pensare a un dettaglio di questo tipo. E rassicuro però che questo non significa che suonando questo strumento si sentirà un suono potentissimo fuori dalle cuffie o fuori dall'amplificatore. Il suono dello strumento rimarrà sempre tale. Altra caratteristica poi appunto di questo strumento, abbiamo capito, essere sostanzialmente il controller. Ovviamente questo ha anche due tipi di microfoni: uno a piezo elettrico al ponticello, che è lo stesso di tutti quanti gli altri strumenti, e uno è interno allo strumento, è nel corpo. E tra l'altro noi abbiamo la possibilità anche di decidere a quale tipo di microfono poter dare più peso, e quindi possiamo decidere se far uscire, ecco, dal nostro speaker, dalla nostra cassa, nelle nostre cuffie, più il suono che viene percepito in questa zona dello strumento piuttosto che magari quello che viene più dalla tastiera. Questo permette quindi anche ai musicisti di poter esplorare meglio certe tecniche un po' più avanzate, magari colpi d'arco più interessanti o pizzicati che possiamo fare anche sulla tastiera. E sul controller poi troviamo tantissime regolazioni, abbiamo ovviamente il volume, gli alti e i bassi,
E qui abbiamo tutta una serie di, oltre a appunto l'alimentatore, la possibilità di gestire il ground lift, che gestisce questi tipi di distorsioni che possono venire dal cosiddetto appunto ground loop, e il balanced out pad, che anche questo qua gestisce piccolissime distorsioni che possono provenire soprattutto quando tanti strumenti sono collegati a una stessa, allo stesso mixer, ad esempio. E qui possiamo vedere appunto i vari ingressi per poter ascoltare con le cuffie. Qui poi appunto ammetteremo il nostro il introdurremo poi il nostro strumento, e qui invece abbiamo appunto una serie di altri output bilanciati piuttosto che non, che ci permettono quindi anche magari di trovare diversi e più alti livelli di qualità. Per concludere, ultima cosa interessante di questi strumenti, che vale la pena sapere quanto durano queste batterie. Dipende dal tipo di batterie che utilizzate, però fate conto che se avete una batteria, di solito sono tutte a 9 volt, in manganese durerà massimo 40-45 ore. Se invece le utilizzate alcaline, siete sulle 120 ore, per cui avete una altissima autonomia con questi strumenti. Per cui fidatevi che non vi lasceranno da soli, ecco, sul palco in questo senso. Per cui questi sono solamente alcuni spunti, ecco, che volevamo regalarvi, ecco, riguardo questi strumenti. Ovviamente sono qui pronti per essere provati anche da tutti voi, per cui vi aspettiamo con grande gioia, e alla prossima.